Salve a tutti, ad oggi stiamo vivendo un periodo molto particolare, molto difficile, purtroppo questa questione del virus ci ha bloccato un po' tutti a casa, però questo comunque tutto sommato non ci deve fermare, molti come me stanno lavorando in smart working, stanno portando avanti comunque quello che è il loro naturale passare delle giornate, quindi una loro daily routine e di conseguenza però bisogna portare anche avanti le proprie passioni. Infatti il vostro amichevole NM di quartiere è tornato con un nuovo video acquisti. Ebbene sì ragazzi, il canale comunque deve essere portato avanti, sto facendo tantissimo sul canale di gaming, lo sto portando avanti, sto cercando di avere sempre delle idee nuove, ma soprattutto sto portando anche avanti delle serie che sono per me molto importanti, perché dimostrano la mia passione per il videogioco, la mia voglia di condividere determinati videogiochi come quella, la serie principale di Dark Souls, All for Chosen One, che tra l'altro è scelta da voi con il vostro supporto. Però appunto il canale principale deve andare avanti e prima di iniziare un paio di cose. Innanzitutto questo video acquisti non è ovviamente in qualche modo sponsorizzato, perché comunque ho preso robe per conto mio nell'ultima settimana, considerando sia il discorso del virus sia per il fatto che finendo più o meno le cose da leggere avevo voglia di portarmi avanti e quindi soprattutto anche con il periodo posso ritornare a indossare le mie bellissime maglie almeno per registrare i video, e quindi comunque appunto nominerò magari dei prodotti tra virgolette commerciali, ma ripeto non è sponsorizzato, quindi niente, magari se vogliono sponsorizzarmi io sono qui, basta contattarmi. Seconda cosa, volevo salutare il mio amico Valerio Warhawk, con cui tra l'altro oggi pomeriggio, proprio quando registrerò questo video e uscirà questo video, quindi il sabato 25 aprile, festa della Liberazione d'Italia, saremo in live circa alle 6:30 su Instagram, quindi anche domani la domenica. Seguito anche lui, che è un mio carissimo amico con cui stiamo preparando tantissime robe belle, video, ma soprattutto apriremo un blog insieme di cultura nerd e di divulgazione per parlare di questo medium anche in maniera diversa, qualcosa che non c'era e qualcosa di veramente unico. Quindi lo saluto e lo ringrazio sia per il supporto sia perché è grazie a lui anche che sto avendo voglia di registrare questi video. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per poterlo seguire su YouTube e anche nella sua pagina Instagram, con cui ovviamente troverete anche robe con me. Fatte le dovute premesse, io direi di iniziare subito. Allora, questo è il quantitativo iniziale delle robe che ho preso, perché ovviamente non si ferma qui, ma vedrete altri video acquisti di questo tipo da quarantena tra molte virgolette, proprio perché sto prendendo delle robe online sia per portarmi avanti sia per ampliare la collezione, e come ultima cosa il fatto che stiamo raggiungendo i 300 iscritti, ragazzi, un numero importante, non è da sottovalutare, soprattutto perché quando torneremo alla normalità, quando potremo uscire, sarà un tour sulla collezione manga che abbiamo io e Iris. Benissimo, io direi di iniziare. Allora, ci sono praticamente due pacchi che ho preso. Allora, sono praticamente manga e videogiochi, così vi contestualizzo la questione. Allora, il primo è quello dedicato ai manga. Non posso farvi l'apertura del pacco perché era un bel pacco, perché è arrivato da fumetterie.com, quindi per quello vi dicevo che non è sponsorizzato. Però voglio effettivamente io sponsorizzarlo a mia volta. Vi lascio il link in descrizione perché è una bellissima iniziativa nata proprio per questo problema del Covid-19, del coronavirus, del fatto che troverete di tutto. E praticamente tutte le fumetterie d'Italia si sono messe insieme con la loro distribuzione, con il loro magazzino, per poter effettivamente spedire in tutta Italia sotto questo periodo di virus, e vi arriveranno con il corriere, vi arriveranno perfetti. Infatti questo è quello che ho preso io. Allora, abbiamo l'ultimo numero di Yotsuba, il quinto, di cui avevo già parlato in passato di questo manga e vi avevo detto che lo aspettavo perché lo conosco già da tantissimi anni, era stato pubblicato in Italia ma poi l'hanno interrotto, e quindi finalmente anche proprio tramite fumetterie.com riesco comunque a portare avanti delle serie con cui sono effettivamente in pari, e ho preso il quinto numero. Mannaggia la miseria il fatto che costa 6,90 solo per la sovracoperta. Però vabbè, lasciamo stare. Poi l'altro blocco, sempre appunto di manga, ho preso dal 6 al 9 di Assassination Classroom. Ne sono appassionato da quando in aria girava la voce di poterlo pubblicare da parte della Panini, quindi di conseguenza della Planet Manga, perché lo seguivo già all'epoca dalle scanne tipo del 2014-2015, quindi parliamo veramente ormai di tantissimi anni fa. Mi sto portando avanti con il fisico per poterlo avere, in modo da averlo in collezione ma anche per poterlo finire di leggere, e arrivano tutti nuovi perfetti, ovviamente sono segnalati all'interno del sito quando è in ristampa, seconda ristampa e quant'altro, quindi non c'è problema. L'ultima parte è dedicata a fumetterie.com, è una bellissima copia omaggio, come c'è scritto, quindi mi raccomando, vietata la vendita, quindi non è che andate e lo vendete a 5 euro, perché vi seguono, vi sparano tipo la psicopolizia di Orwell 1984, mi raccomando.
ovviamente si scherza, però bellissima, di Nagashikashi senza sovracoperta. Infatti io me lo prenderò, perché già volevo prendere Nagashikashi perché lo conosco ed è molto divertente come shonen, dedicato ai dolci, alle caramelle, quindi una roba veramente ironica ma stradivertente, in sovracoperta. Per collezione lo prenderò, però questo qua ovviamente lo tengo come ricordo per via di questo periodo. Ed eccoci alla parte finale, al secondo pacco dedicato appunto ai videogiochi. Questo qui appunto è il pacco che mi è arrivato, io l'ho aperto solo per, non per un'integrità o perché non mi fido, perché mi fido, so chi sono, magari anche di loro vi posso lasciare il link in descrizione, nel sito negozio / di eBay, quindi vado ad aprire. Sono praticamente tre giochi per Nintendo Switch, perché, beh, innanzitutto mi mancano collezione e poi per poterli giocare. La Switch è la console che più sto usando in questo periodo, non solo dal problema del Covid, ma anche in generale, perché lo apprezzo davvero tanto, ho recuperato tanti titoli che magari sono usciti per altre console e magari per uno, per un appassionato di videogiochi, di un gamer, dice meglio giocarlo su console o per PC perché la grafica a 1000. A me piace invece giocarli per Nintendo Switch perché mi rende tutto molto più personale, più intimo, stare magari nel letto con le cuffie, quindi mi rende tutto più fattibile, soprattutto per il periodo che vivo. Allora, i tre giochi che ho preso sono Hello Neighbor, Hide and Seek, un gioco che mi interessava veramente tanto, della Gearbox, molto intrigante, scritto dietro in inglese ma è presente anche la lingua italiana. Sono tutti multilingue i giochi che prendo perché appunto sono dei porting di altre console o da PC, molto, veramente molto divertente, molto intrigante, di questo appunto vicino che a quanto pare fa scomparire i bambini del vicinato, non so, mi intriga davvero tanto, lo conoscevo, non ci ho mai giocato seriamente. Aragami in Shadow Edition con Aragami Nightfall Assassin's Mask, quindi delle skin anche del gioco, anche esso ovviamente è retro in inglese ma il software è presente in italiano, quindi è multilanguage. Uno stealth game molto bello perché adoro questi tipi di stealth game in generale. E Mutant, la Deluxe Edition con il pacchetto compreso, ovviamente multilingue in italiano, questo è completamente in italiano. Questo ad esempio lo consiglio esclusivamente per Switch perché è con animali antropomorfi di questo mondo post-apocalittico, comunque fantascientifico, è praticamente uno strategico a turni, comunque sì, le Fire Emblem o XCOM, quindi per tutti gli appassionati secondo me questo è un bellissimo gioco che già conoscevo, avevo provato e adesso mi infilerò per Switch perché comunque secondo me questi giochi qua rendono davvero bene per Switch. Ed eccoci qua alla conclusione di questo video, come al solito mettete like, commentate se vi è piaciuto e spero ovviamente di sì, considerando anche il periodo io cercherò di essere il più presente possibile con questa sorta di postazione e possibilità di poter fare video anche addirittura in 4K, perché voglio migliorarmi e ci tengo parecchio anche nonostante il periodo, e penso che vi possa divertire vedere sempre come la collezione viene ampliata, ma anche perché sono curioso di sapere se anche voi state approfittando anche del periodo per rimanere a casa, leggere, giocare, informarvi, produrre, essere creativi, e quindi magari anche voi avete preso qualcosa. Ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti. Dal vostro amico MNM di quartiere qua è tutto, considerando anche il periodo vi auguro comunque di stare bene e passate comunque un buon weekend, una buona settimana, e niente, cerchiamo comunque di farci forza e di andare avanti. Ciao a tutti, grazie ancora della visione. Cavolo, non ci credevo di mettermi con una postazione così raffazzonata a fare i video. Vediamo se adesso si rendono conto di fare 4K. Adesso anche Nem fa i video in 4K. Adesso voglio vedere, guarda quanta bella roba da leggere. Poi c'è Yotsuba che mi fa fare... Mamma mia, poi con il 4K voglio vedere se mi spammo un bel Kirby davanti, non squillano anche loro e fanno un super... Kirby in 4K, mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora.